Ogni vostro desiderio è un ordine, o quasi. Oggi voglio farvi vedere un setup che in diversi di voi in realtà mi hanno chiesto. In particolare vedremo qualche idea per, con moduli non troppo costosi, magari anche piccolini, espandere un bel sintone come può essere il DFAM, che è molto molto carino, molto molto potente, l'avete già visto in questo video, ma può avere alcuni limiti. Ad esempio è molto buono per fare linee di basso, suoni percussivi, meno suoni magari ambientali, seppur non impossibile. Inoltre a bordo non ci sono LFO, ci sono modulazioni tra i due oscillatori o del noise sul filtro, ma non ci sono veri e propri LFO, quindi tocca integrarli se vogliamo muovere comportamenti dall'esterno. Il setup suona così. Per queste patch userò il DFAM, appunto, che esce in uscita VCA con un cavo mini jack TS ed entra nel Nano Modules KX104, che è il mio case Eurorack preferito perché è piccolino, abbiamo un sacco di utility a bordo, adesso ve le faccio vedere, e abbiamo due entrate per un segnale esterno. Sto entrando nell'entrata di sinistra, la sto mandando sia al master in questo mixer stereo, sia una copia in parallelo sta entrando nel Nostalgia, che è un delay molto carino. Se non fossero abbastanza le percussioni, sto usando anche l'arcaico ZAR, che sta entrando poi nel mixer finale del case stesso, che ha due canali stereo, quindi uno sarà l'output del nostro mixer, l'altro sarà lo ZAR. Nel nostro mixer, oltre al DFAM, entrano anche il delay e il Beats, che sta suonando da solo. È un sintetizzatore granulare ed è capace, oltre a ricevere un input ed effettarlo, anche a suonare da solo se lo lasciamo senza input per più di 10 secondi. Non male. Il clock sta venendo generato dall'Euclidean Circles, che sta mandando questa prima sequenza di 8 step da clock al DFAM, in maniera che vadano di pari passo, e sta mandando poi altre sequenze allo ZAR, e sta mandando anche i trigger, e sta mandando anche gli stessi trigger per scatenare dei piccoli inviluppi che sto usando per creare un po' di movimento all'interno della patch. Abbiamo poi l'Ocd, non so come si dice, della Instruo, che ci fornisce un sacco di LFO aggiuntivi. Un modulo che non può mancare è il Lynx della Mutable Instruments, e un altro modulo che secondo me non può mancare in un setup è il Distinct Mark IV della Expert Sleepers, che è questo modulino qui in mezzo, ve lo faccio vedere meglio, che in questo caso è strapieno di algoritmi, avete veramente tantissima roba dentro, a seconda di quello che selezioniamo con il codice che appare sullo schermetto, possiamo decidere tra una serie di algoritmi, tra generatori sonori, modulatori, effetti, un sacco di roba. In questo caso sta funzionando con l'algoritmo E5, che è un compressore sidechain, sta prendendo come input del sidechain una copia dell'output 2 dello ZAR, che appunto è una cassa in 4, e sta prendendo invece come input audio l'output del Beats, in modo da creare questo simpatico effettino.
Dato che l'obiettivo principale di questo setup è riuscire a creare sequenze che si incastrino col DFAM e anche un surplus di modulazioni, andiamo a fare un paio di operazioni. La prima sarà cloccare il DFAM, lo sto facendo prendendo la prima sequenza. Creeremo sequenze alternative con le Euclidean Circles. È un sequencer euclideo, quindi significa che abbiamo dei cerchi con 16 step su cui è possibile accendere o spegnere pallini che saranno i nostri step, quindi avere più pallini piuttosto che avere più o meno spazi, quindi distribuire lo stesso numero di trigger ma in una sequenza di lunghezza minore, oppure andare a spostare di posizione tutta la sequenza lungo questo cerchio senza perdere l'ordine e il numero dei nostri trigger. Molto figo, perché ci dà la possibilità di creare poliritmie e polimetrie molto ma molto complesse. La cassa in 4 è data da questo altro sequencer con due trigger, ne abbiamo ben 6 di sequencer diversi con i loro output. Prendiamone uno. Gli effetti e le sequenze sono sicuramente un'espansione fondamentale per il DFAM. Un altro tipo di moduli che secondo me è fondamentale affiancare a una bestia del genere sono i cosiddetti generatori di funzioni o di modulazioni, quindi LFO inviluppi. In particolare uno molto carino, oltre all'arcaico Invictus che avete visto anche nella patch più complessa, ho usato anche Locked, come vi pare, che emette 8 LFO con frequenze che sono l'una e il doppio di quella sotto, quindi avremo la prima velocissima, poi metà, e ancora metà. Quindi l'ultima sarà molto molto lenta. Potremo usare le modulazioni più lente per andare a intervenire ad esempio sul nostro synth granulare e un paio di modulazioni leggermente più veloci per andare ad esempio a modificare il decay dell'inviluppo sul filtro del DFAM e la modulazione sul filtro del DFAM. Sentiamo come suona. Le idee di setup con il DFAM e anche solo pochi moduli come questi sono praticamente infinite. Possiamo usare il Beats come vera e propria voce synth, tra l'altro anche un input volte per ottava per gestire il pitch, anche quando suona da solo. O possiamo usarlo come effetto per effettare qualsiasi altra cosa possa entrarci dentro. Abbiamo due sequencer, abbiamo un sacco di modulazioni sia sul Locked sia sull'Invictus. A bordo del case ci sono altri due LFO e un modulo sample hold, molto ma molto utili. Ci sono già dei multipli, ma li ritroviamo anche su Links. Qualsiasi altra cosa ci possa servire e non vediamo di default già nel case, la possiamo tranquillamente tirare fuori dal Distinct Mark 4. Che dire, un setupino veramente divertente. Credo che me lo terrò così per un bel pezzo. Grazie dell'idea. Se ti è piaciuto questo video con un setup ibrido, fammelo sapere nei commenti e ne creerò altri, te li farò vedere. Iscriviti al canale.